E siamo tornati da Lucca. Quest'anno abbiamo preso un sacco di cose, sono soddisfatto, tra poco vi mostro tutto, ma soprattutto abbiamo preso tanta di quell'acqua, ma tanta di quell'acqua. Bastava meno, bastava, avevamo capito, non serve esagerare alle volte, cioè, meno, meno. Stai cercando un manga che ti faccia sognare, consigli su una serie che vorresti guardare, se non vuoi rischiare di poterti sbagliare, sei il Mamos World. Anche la mala Pasqua se non piace il canale, non sei quante chi che sono lì ad aspettare, se non vuoi rischiare di poterti sbagliare, sei il Mamos World. Ciao a tutti amici, ma soprattutto nemici del Momosurp, e benvenuti in questo video acquisti che, come ogni anno, è dedicato solo ed esclusivamente agli acquisti fatti nel corso del Lucca Comics. Come ogni anno, mi scuso in anticipo se non potrò parlarvi approfonditamente dei volumi che ho acquistato, in quanto post fiera mi piace mostrandoli subito senza averli ancora letti, poi nel corso delle settimane e dei mesi ve ne parlerò meglio. E poi lo so che siete dei curiosoni e volete vederli subito, eh? Brevissimo preambolo per parlare della fiera, una Lucca che come al solito a me è piaciuta. È naturale che nei giorni di punta ci sia la solita calca, code interminabili, eccetera, ma fa parte del gioco, ci sta. Le persone sono tantissime, se non ricordo male quest'anno hanno fatto 270.000 ingressi o qualcosa del genere, solo di persone paganti. Ho apprezzato che abbiano leggermente alleggerito il padiglione Napoleone, in quanto alcuni espositori, vedi la Lion, vedi Tunue, vedi Shockdom, si sono separati creandosi un loro padiglioncino autonomo, diciamo così, ma ritengo che sul Napoleone ci sia ancora molto da lavorare. Sempre felicissimo del fatto che Lara Self, come l'anno scorso, abbia un suo padiglione degno di tale nome e che sia aperto a tutti, anche ai non paganti. Spiace tantissimo per la pioggia che quest'anno veramente ha limitato tantissimo tutti, in particolare i cosplayer. Anche io ho dovuto rinunciare ad alcune cose perché, bloccato in determinati posti dalla pioggia, non mi sono potuto spostare negli orari prestabiliti. Ho visto la polemica che sta girando dei cosplayer vestiti da nazisti. Ragazzi, sono cosplayer, punto primo. Punto secondo, ma gli avete chiesto quali eventualmente fossero le loro intenzioni, se ci fosse un intento satirico dietro, piuttosto che non, adesso non facciamo per forza sempre i buonisti, sempre a far polemica. Io dubito fortemente che se un cosplayer si veste da nazista a Lucca Comics ci sia dietro un intento di vilipendio. Detto questo, veramente in due parole chiudiamo il preambolo. Ringrazio tutte le persone che ho incontrato, gli amici, gli autori, gli editori, tutte le persone con le quali ho potuto scambiare due chiacchiere. È stato veramente piacevole ed è la cosa che mi piace di più in assoluto delle fiere del fumetto. Detto questo, passiamo finalmente agli acquisti di quest'anno. Vado in ordine abbastanza sparso. Come spesso accade, la Salda presto ha approfittato di una promozione. Come al solito c'era la possibilità del 3x2 sui primi tre volumi di Invincible. Fortunatamente allo stand mi hanno fatto la stessa o quasi promozione sui volumi successivi, di conseguenza ho preso un bel blocco di Invincible, la versione brossurata. Ho preso il volume 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Sono 7 volumi, in pratica acquistandone 5 me ne hanno regalati 2, siamo lì lì con la promozione. Io Invincible lo sto adorando, poi cerco di centellinarmelo, di leggerne 1-2 al mese, quindi mi durano nel tempo. Passiamo quindi a Baudo, ho preso la scuola di pizza in faccia del professor Calcane, di Zero Calcane ovviamente, nella variant così molto arcade anni 90. Solo 3.000 pezzi disponibili, io ho preso la 2.255, meglio, mi hanno dato. Sempre Bao, le ragazze del Pilar di Radice Turconi, anche in questo caso edizione variant, in questo caso 1.000 pezzi disponibili, ho la 316. Sono veramente, veramente curioso di leggere questo spin-off del Porto Proibito degli stessi autori. E ancora Bao, Alice di Sogno in Sogno di Giulio Macaione e Giulia Adragna. Ringrazio entrambi per sketch e dedica sul volume. Giulio Macaione, che io adoro, che ritroveremo tra poco perché ho preso altro di suo anche in Area Self. Passiamo quindi a Tunue, dove ho preso il volume nuovo di Monster Allergy Evolution, il filo di Arianna. Ringrazio Arianna Rea e Fabiola Ienne per sketch e dedica sul volume. E sempre da Tunue ho preso Daisy, purtroppo incontrare la Dissepio era difficilissimo, c'erano code chilometriche, ho lasciato perdere. Felice invece allo stand Nicola Pesce Editore di aver incontrato Miguel Angel Martin, di cui ho preso Life Fading and the Space Between, e ringrazio infinitamente l'autore per sketch e dedica sul volume. Allo stand Bonelli mi sono invece lasciato tentare dal primo volume di Il Confine,
che mi intriga moltissimo, sono molto curioso. Erano disponibili i primi tre, non ho ancora capito se è una serie conclusa in tre volumi o se ne usciranno altri, immagino che ce ne saranno altri. Ho detto intanto leggo il primo, vedo se mi prende effettivamente come credo e poi andrò eventualmente avanti. E sempre da Bonelli non potevo lasciarmi sfuggire il volume 1 di Attica di Bevilacqua, volume 1 di 6 per questa serie che lancia Bonelli nel mondo dei manga in qualche modo. Sono estremamente curioso di leggerlo, poi Bevilacqua è abbastanza una garanzia, diciamoci. Allo stand Stan Comics ho preso Fate fuori Ramirez, questa graphic novel francese di cui era presente l'autore Nicolas Petrimaud, che ringrazio tantissimo per sketch e dedica sul volume. Avevo già puntato quest'opera prima di Luca, ero curiosissimo di leggerla, questo stile molto tarantiniano, almeno nelle intenzioni e nell'apparenza, sono veramente curioso di leggerla. Quando ho visto che era presente l'autore, senza indugio ho detto che è inutile attendere di tornare a casa per comprarla più avanti, prendiamola qui assolutamente. Poi allo stand di Cronaca di Topolino ho preso il volume di Sortisia Live, di cui vi ho già parlato in un video recentemente sul canale, magari ve lo lascio qua nelle schede, con tanto di tessera del fan club per me e per la MoMA, sketch e dedica in fondo al volume, per il quale ringrazio Lorenzo Balocco, l'autore. Ed ho recuperato anche lo spin-off di Sortisia, L'anticamera della follia, anche in questo caso sketch e dedica dell'autore, nella quale compaio io. Lo ringrazio infinitamente di avermi ritratto in questo modo, sono cose che mi fanno veramente, veramente felice. Sempre Cronaca di Topolino, al volume 3 di Planet Dead, anche di questa serie vi ho parlato in un video, ve la linko qua nelle schede, con sketch e dedica di Luciano Costarelli, il disegnatore. Volume 4 per Hook, sketch e dedica di autrice e disegnatrice. Volume 3 per Nyx, con sketch del disegnatore Alessandro Squadrito, che è qualcosa di fantastico, guardate che meraviglia mi ha fatto, poi magari ve la lascio anche su Instagram, di modo che possiate vederla meglio, è una roba spettacolare. Il brossuratore di Super Tiz, che contiene i volumi dall'1 al 4 più una storia extra. Il primo numero di Doyle, una nuova serie di Cronaca di Topolinia che mi ispira tantissimo, di cui ho letto un'anteprima su Cronaca Comics, la loro rivista, con sketch e dedica da parte di autrice e disegnatrice. E naturalmente il nuovo Sexy Tales, il numero 8. Non manca mai il catalogo annuale da parte dell'editore. Piccola carrellata di borsine. €5 mortacci loro. In quest'ultima presa da Star Comics, in omaggio, naturalmente, c'erano anche un sacco di preview di vari fumetti e anche qualche poster. A Lucca Junior la MoMA ha fatto scorpacciata di libri per l'infanzia di cui è appassionata, ha trovato un'ottima offerta, ne ha approfittato. Passiamo a qualche manga, ho trovato a €10 la serie completa di Nanako SOS, ovvero la serie manga di Nana Supergirl in 5 volumi. Me la sono ovviamente presa tutta da Martina Spumetti, che come al solito fa ottime offerte. Non ho mai letto Nana Supergirl, ma sono estremamente curioso di leggerla. Da Manga Senpai volume 5 per Dad Adventure, ringrazio gli autori Alessandro Stanace e Leonardo Berghella per dedica e sketch sul volume, sketch meraviglioso nel quale ci sono io che bevo il sake insieme a Granf. Nella live sul canale di Kuro, che vi invito a guardare, Leonardo Berghella, il disegnatore, aveva sfidato i suoi fan a sfidarlo a loro volta nel chiedere dediche particolari. Io ho provato, mi sono azzardato a chiedere e lui non si è fatto attendere, non si è fatto pregare. Veramente spettacolare. Anche riguardo Dado ho fatto diversi video che trovate sul canale. Un po' di arretrati, ho recuperato il numero 10 di Rial, adesso me ne mancano solo due per concludere la serie, li avevo in realtà trovati in fiera ma volevano €10 al pezzo per quei due volumi, gli ho detto tenetemi, con quei €20 mi prendo 20 caffè. Un po' di volumi della prima edizione di City Hunter che sto pian piano concludendo perché all'epoca l'avevo lasciata molto molto indietro, attendo di riuscire a completarla, me ne mancano una decina per poi spararmela tutta di fila. Questi li ho recuperati tutti a €1 o €2 a volume. Anche nel caso di City Hunter c'erano stand che vendevano i volumi a €5-6 l'uno, dicendo che quello è il loro valore. Io ho detto mettetevi d'accordo tra colleghi perché c'è qualcosa tra che non cosa. Da Casa Ova, che facente ormai parte di Shockdom, come si può vedere dal doppio logo in copertina, ho preso il volume 3 di Saham, il volume 2 di Deep Scare ed il volume 4 del magnifico Sasso con i capelli.
Sempre a proposito di manga, ho recuperato le buste sia per il formato, diciamo, One Piece, sia per il formato sottiletta, di cui io sono strapieno. In Era Games ho recuperato un'espansione del gioco Boss Monster. Sempre in Era Games ho recuperato anche un altro gioco da tavola, in realtà, ma è una sorpresa ed è una commissione da parte di un amico, quindi non posso mostrarlo. Mi sono accattato anche le calze di Rick e Morty, costavano 2 euro, ho detto perché no, perché no. Sta bene su tutto, fa sci che non impegna. E tornando brevemente ai manga, anche il disegno che mi ha regalato Zan Tetsuken, ovvero Ivan Varano, autore di X2, disegno fantastico a matita. Lo ringrazio infinitamente, questo verrà appeso assolutamente in casa dopo essere stato incorniciato. X2, volume del quale potete trovare un video sul canale e ve lo lascio qui nelle schede. E passiamo quindi all'area self, dove ho recuperato dallo stand di Amianto Comics il volume 10 di Amianto, la loro rivista, ultimo volume per la rivista così come la conosciamo. La cover è totalmente nera e viene poi schiacciata, come potete vedere, sul momento. Sempre da Amianto, William Blake, poesie scelte, le poesie illustrate dell'autore da parte dei ragazzi di Amianto, ovvero da Galex, con sketch e dedica sul volume, lo ringrazio infinitamente. Ma soprattutto, ragazzi, trombino le squillo, è arrivato Bolide, ragazzi, Bolide. Questa è una cosa spettacolare, cofanetto in legno di Bolide con tanto di nome del canale inciso sopra. Ragazzi, è veramente un oggetto meraviglioso. Al suo interno troviamo un sacco di gadget più le strisce. Se volete sapere che cos'è Bolide, che cosa contiene, ho fatto un video sul canale, ve lo lascio qui nelle schede, ma anche alla fine di questo video andate a vedere che cos'è, perché è una roba meravigliosa. Io sto promettendo video nelle schede a raffica, ma ne posso mettere solo 4, spero di non averne detti troppi. Poi Mismatch, la storia di due calzini spaiati, un volume che già dall'anno scorso mi incuriosiva, che quest'anno insieme alla Mom abbiamo deciso di prendere. Ringrazio l'autrice per la dedica sul volume. Sembra veramente interessante anche in questo suo formato, inizialmente previsto per il digitale su tablet e telefono, di conseguenza questo sicuramente ve ne parlerò perché sono estremamente curioso. Quinto atto per Tulu Chronicles, anche qui sketch e dedica da parte delle autrici. Volume 4 per Hunter's J con dedica dell'autrice. E volume 2 conclusivo per lo spin-off Sheridan. Giulio Macaione, Una mattina qualunque, con sketch e dedica dell'autore, una delle pochissime cose dell'autore che mi mancavano, insieme al nuovo volume naturalmente edito da Bao. Dovrei avere quasi tutto di suo, qualcosina sicuramente mi manca ancora. Da Artis Gimbescio ho preso il volume Deluxe Drama con tanto di gadget e ringrazio l'autrice per sketch e dedica. Dai ragazzi di Cappuccino Express ho preso Milkshake, il loro nuovo volume, anche in questo caso grazie per sketch e dedica, spero che si veda. E non poteva mancare Synth.org, il volume 1 della nuova antologia di Attaccapanni Press, con dedica di Ariel Vittori, che in questo caso ha fatto da editor all'opera. Catalogo del Castoro. Già che c'ero, ho recuperato Robinson, lo speciale di Repubblica con una storia inedita di Zero Calcare, approfondimenti su Lucca Comics e i fumetti. Regalavano Best Movie come se piovessero. Naturalmente un Gigan nuovo di pacca per la mia collezione. Cataloghi di figures. I bicchieri commemorativi di quest'anno. Spille. Cappelli di un certo tipo. Milioni di biglietti da visita, Shave Like a Bomber, milioni di penne Schneider, un biglietto per l'Hogwarts Express per il quale ringrazio il fidanzato di Ran e basta, direi che grosso modo dovrei avervi fatto vedere tutto. Se avete curiosità o altro, naturalmente potete scrivermi nei commenti, sono a vostra totale disposizione. Come vi ho anticipato, poi nel corso delle settimane, dei mesi, vi parlerò un po' più approfonditamente, comunque vi darò una mia opinione su tutti i volumi che ho acquistato. Come sempre vi ringrazio di aver visto il video fin qui, spero vi sia piaciuto, qualora così fosse potete iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, qualora così non fosse potete lasciare un non mi piace, a voi la malapasqua, almeno scrivetemi perché nei commenti, così da aiutarmi a crescere. Ciao a tutti e alla prossima! Ringrazio Arianna Nea. Mi continuano a dire che devo crescere, che non c'è spazio più per queste cose, devo smettere. Invece ancora sono in viaggio assieme a Goku su una Mac. Cercami su un tubo che se fai il bravo porto pure te. Vado in crociera con Rufy appena ho tempo, mentre tu nel tempo libero rimani sveglio a stento. Guardi solo i TG, io sfondo Netflix. Tu hai riunione in condominio, io a Lucca Comics. Stai cercando un manga...